tra i 27. Risultano dunque comprensibili le difficoltà per l'elaborazione di un DEF che tenga conto delle pressioni esterne ed interne e che al contempo tracci un percorso credibile di risanamento dei conti pubblici, di incentivi allo sviluppo e di perequazione sociale. Ci convince il contrasto alla povertà e la volontà di approvare in tempi rapidi la legge sulla concorrenza, ridurre il carico fiscale alle persone e alle imprese, procedere sulla strada delle privatizzazioni e rafforzare la quota di risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo, un passaggio indispensabile per contrastare ed insieme governare nei luoghi di origine i flussi migratori. Siamo particolarmente favorevoli all'impegno per rafforzare le politiche attive del lavoro e l'azione di contrasto all'evasione fiscale, una zavorra insopportabile per l'Italia. Proprio su questi due ultimi punti vorremmo un impegno più deciso, ma ci rendiamo conto delle difficoltà del governo a fronte del susseguirsi di scadenze politiche. Anche per questo ci piacerebbe che, a iniziare dalla stessa maggioranza, vi fosse una maggiore assunzione di responsabilità, ricordando che abbiamo il debito pubblico in valore nominale più alto tra i 27, che si avvicina la fine del quantitative easing e che ogni rinvio di scelte potrebbe innescare un'esiziale ventata di sfiducia nelle nostre capacità di ripresa. I socialisti voteranno a favore. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Alfreider. Ne ha facoltà. Segniamo il testo, Prego. grazie.